Ciao! Ciao! Siamo Asia e Veronica. Stasera vi portiamo con noi all'evento di Waystation. Questa sera ci sarà l'evento lancio del progetto AZ sul lavoro creativo. Non sappiamo ancora cosa aspettarci esattamente, lo scopriremo. Ecco, allora siamo qui nel giardino di Lungomare. Questa musica di sottofondo. Appena entrate ci sono venuto incontro delle ragazze con un sacchetto di lettere. Io ho pescato la N. Adesso c'è questo giochino da fare. Vorrei cercare la persona che ha la mia stessa lettera e dare una definizione di una parola che inizia con la N. Allora, AZ sul lavoro creativo è nato come una campagna, ma è diventato un progetto molto più grande ed è sostanzialmente un glossario che raccoglie tutti i termini legati al lavoro creativo per riuscire a trovare, sia per chi conosce un po' questo tema, ma anche per chi non sa proprio cos'è, un linguaggio comune. Che secondo me rappresenta molto bene il progetto AZ è brainstorming, perché tutti sono invitati a partecipare per rendere appunto il glossario verbo visuale sempre più ricco. La mia parola è P come partecipazione e P come processo creativo, perché alla fine la Waystation all'interno di questa campagna ha prodotto una partecipazione collettiva di artisti e di persone che hanno ragionato su quello che è la creatività e il processo creativo. Abbiamo partecipato al bando congiunto del comune della provincia per la gestione del piano terra della Casa della Pesa in Piazza del Grano, Bolzano. In quell'occasione la mia cooperativa, Cooperativa 19, la cooperativa Leitmotive e l'associazione Fotoforum hanno deciso di sposare un progetto comune, di appunto rispondere a questo bando proponendo una serie di iniziative legate all'innovazione culturale e creativa a Bolzano. La lettera C e quindi parlerò di coraggio. Il coraggio è una parte fondamentale della promozione dell'arte e della cultura. Chi non rischia non fa niente, non è niente, non ha niente. È molto importante il rischio. Il grande nemico della creatività è il conformismo. Quindi il vero creativo deve fare un po' una guerra a questo.